Molto soddisfatto, anche perché il pubblico ha risposto alla grande, ordinato, numeroso, e gli equipaggi davvero tantissimi, e comunque i 40 e più ritirati fanno capire che questa qui è una gara tosta, una gara di altri tempi, una bellissima gara con 5 prove speciali, e oggi come oggi non è facile trovare una gara regionale con più di 80 km di prove. Quindi l'appuntamento è per? L'appuntamento sicuramente è per il Due Laghi 2017 al 9 e 10 di aprile, e poi ovviamente ripeteremo il rally del Rubinetto, e chi lo sa, magari con una validità un po' più alta, perché abbiamo richiesto una validità un po' più importante, perché secondo me sia il pubblico che le zone che anche gli equipaggi meritano. In bocca al lupo allora. Grazie, grazie a voi di tutto per averci seguito in questi giorni. Terzi assoluti, guardate. Il sudore e la fatica si evincono anche solo dal primo colpo d'occhio. Massimo, una gara difficile, tripata, particolare, e questo podio alla fine ti ripaga di tante fatiche. Sì, dopo ieri ci eravamo un po' complicati la vita perché avevamo perso la fanaliera sulla prima di notte. E poi stamattina pian piano abbiamo preso in mano la macchina e siamo arrivati qua, direi che va bene. Simone Miele, noi già te l'ora, Roberto Nometti da Luino, i due Faresotti che hanno completato il rally in un'ora, 1 minuto 56 e 3, alla fine hanno mollato gli ormeggi sull'ultima prova. Loro che hanno vinto la 23esima edizione della Rally del Rubinetto, proprio in occasione della 100esima gara per Don Minazzi. Ed eccoli qui, Davide Capponi, Massimo Minazzi. Quest'oggi te l'hanno fatta guadagnare la pagnotta. No, oggi veramente abbiamo fatto tanta fatica, abbiamo dovuto rischiare anche un pochettino perché Simone non mollava, e quindi per forza far così, dovevamo passare dove non ci poteva passare. E quindi ovviamente una vittoria sudata, e soprattutto per la 100esima gara che faccio, un motivo in più per festeggiarlo. Rally del Rubinetto, Canella Gria, soddisfatti? Sì, diciamo alla che fine questo terzo posto ci sta. Ci abbiamo messo una pezza dopo ieri. Dopo le disavventure, dopo le fanaliere che si sono spente, dopo la notte, la nebbia, un po' di così, un po' di tutto quello che è successo, alla fine oggi la sfortuna l'abbiamo avuto tutta ieri. Bisognava prendere il piede sulla macchina? Beh, sicuramente è una macchina che non è facile, loro ci corrono e ci corrono parecchio, io era la prima volta che la usavo, però la macchina ha tanto potenziale e noi oggi l'abbiamo usata al 70% di quello che bisogna usarla, ma la macchina va veramente forte. Comunque vi siete divertiti allora? Sì, tantissimo, bene. Alla prossima allora. Sicuramente. Il secondo posto, soddisfatti? Ma dai, per come sono andate le cose alla fine sì, ci abbiamo provato l'ultima prova, sapevamo che era difficilissimo, però dai, essendo andati bene lì stamattina, il problema che non è andata bene a noi, è stato bravissimo Davide, soprattutto anche ieri, resta un po' di rammarico, però per i jolly che abbiamo giocato in questa gara va bene così, dai, siamo contenti. Prossima gara? Ma correremo tra 2 settimane al Rally della Lanterna, che è l'ultima gara della Coppa Italia, che siamo in testa al campionato, e poi vediamo. Buon divertimento. Grazie. Davide Caffoni, vincitore, 100esimo rally, un'altra vittoria. Sei soddisfatto? Che domanda sì, è? Sì, no, quello soddisfattissimo, guarda, non ci credevo fino all'ultimo perché sinceramente ho detto, boh, guarda caso, dalla 100esima non ci arriviamo. Invece no, guarda, ci abbiamo creduto, ho fatto un paio di errori stamattina, cioè oggi pomeriggio sulla prelo, ci siamo girati sui due tornanti, abbiamo perso un sacco di tempo e dopo abbiamo dovuto recuperare. Mottarone, no, siamo riusciti a far bene fino all'ultimo, veramente non ci credevamo. Prossimo appuntamento, Davide? Prossimo appuntamento sarà primi di dicembre a Monza, adesso un mesetto di tranquillità. Ok, buon divertimento. Grazie mille. Urban, com'è andato questo rally? Ciao a tutti gli amici di Ossola 24 e Arona24.it. Anche Fusio 24.it. Tutti i 24.it del VCO. Ok. Siamo arrivati un pochettino indietro secondo le mie aspettative, poiché la gara è stata un attimo, ha preso una brutta piega stamattina dal momento in cui abbiamo scelto le gomme da asciutto per affrontare le prime 3 prove della domenica. Credevamo di trovare il Mottarone
abbastanza asciutto, invece l'abbiamo trovato completamente bagnato e quindi ho tribulato parecchio a fare quei 10 km, quei 10 km di prova speciale con gomme d'asciutto e asfalto completamente bagnato. Così. Prossimo appuntamento, Simone? Credo proprio il gomitolo di lana tra 3 settimane. Perfetto, buon divertimento. Allora. Grazie. Ciao. Grazie.